Assessore, si avvia ad una schiarita la vicenda del liceo Marconi di Pescara. Proprio nelle ultime ore lei ha avuto un importante incontro a tal proposito. Cosa è emerso? Sì, questa mattina abbiamo fatto un giro con i colleghi di Incecco e De Renzis presso alcuni istituti scolastici, tra cui il Marconi, perché appunto c'erano queste criticità, e la preside ci ha detto che ha fatto degli incontri sia con gli studenti che con i genitori e sembra che la situazione si vada definendo. Quindi è una buona notizia, considerando che noi come regione abbiamo dato anche un contributo di 600.000 euro a metà luglio con un emendamento apposito, e voglio ringraziare il Consiglio regionale per cercare già lì di trovare una soluzione. Poi c'era questa problematica del doppio turno che però sembra risolta, e quindi sono molto felice di questo esito. Auspicio che poi a questo punto i lavori vengano portati avanti secondo il calendario prestabilito e che non ci siano ritardi. Sì, sicuramente l'auspicio è questo, però come mi dicono metà ottobre i lavori saranno definiti e quindi si tornerà alla normalità. Quindi sono molto felice di questo inizio anno, perché girando per le scuole, ho iniziato ieri e continuerò nei prossimi giorni, c'è molto entusiasmo, quindi sono felice che abbiamo iniziato il 13 settembre, perché c'è bisogno della didattica in presenza dopo un anno difficile, quindi speriamo in un anno più sereno per tutti, in modo che i ragazzi possano studiare tranquillamente e in sicurezza. Dal proposito, primo giorno di scuola, oggi il secondo, quelle persone che non sono in possesso del Green Pass, ovviamente c'è stato l'accesso inibito all'interno degli istituti scolastici, però nella nostra regione ci sono stati pochissimi casi. Non abbiamo riscontrato grosse criticità, io sono in contatto anche con la Tozza e i vari dirigenti, quindi un inizio molto tranquillo, speriamo che anche il prosieguo lo sia allo stesso modo, in modo, come dicevo prima, che questo anno sia più sereno per tutti e anche per i ragazzi, che sicuramente devono fare una didattica in presenza perché è molto migliore rispetto a quella a distanza, a livello istruttivo, di formazione e soprattutto di socializzazione.